Ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per farvi il video del secolo, il video che dovevo fare tipo da un mese, ma non avevo mai il tempo perché, lo sapete, lo sono impegnatissima. Guardate che mi mangio anche le parole, anche perché ora di pranzo io dovrei anche pranzare. Ma perché sono super elettrica, vi devo mostrare un sacco di cose, non ho avuto il tempo di farlo perché ovviamente sapete sono tanto impegnata con il mio shop online. E a proposito del mio shop online, grazie, perché siamo in periodo di saldi su caritashop.com e stiamo ricevendo migliaia di ordini, quindi grazie mia family, grazie di cuore, davvero siete mitici, siete straordinari, quindi grazie veramente. E i saldi dureranno ancora qualche giorno, quindi se volete approfittare trovate tutta la categoria saldi con tutte le percentuali di sconto, sconti fino al 50%, e in più vi lascio anche un codice sconto specifico per voi che mi seguite su YouTube, quindi proprio esclusivo per voi, che è saldi YouTube. Appunto, se inserite questo codice sconto avrete uno sconto su tutti i prodotti, appunto, che non sono scontati sul sito. Quindi qualsiasi cosa comprate avrete lo sconto, quindi approfittate ragazze, sarà attivo da adesso soltanto per 48 ore, quindi fate in fretta. E abbiamo rifornito anche tutti i gioielli, perché tante mi chiedevate sempre i cerchi, quando rifornisci i cerchi piccoli, i cerchi grandi, li abbiamo riforniti tutti. Adesso ho messo quello al lobo, il cerchio piccolo, la collana medagline, la collana stelle. Comunque venite a vedere perché anche sui gioielli è valido il codice sconto, quindi approfittate. Ragazzi, in questo video ci saranno tutti gli acquisti di New York che ancora non vi avevo fatto vedere, ci saranno anche alcuni regali di Natale che ancora non vi avevo fatto vedere, ci saranno ancora anche alcuni autoregali e un po' di shop che ho fatto adesso con i saldi, quindi ci sarà un po' di tutto. Allora, questo qua che avete visto nell'anteprima video, non è un fake, c'è davvero, e ve lo farò vedere però alla fine del video, perché ovviamente così voi guardate tutto il video, mi raccomando. Allora, le cose che ho preso, ragazzi, a parte scherzi, sono davvero davvero stupende, veramente non so da dove iniziare, ma da qualcosa dovrò pure iniziare. Con queste cosine che ho comprato a New York, che sono davvero bellissime, di questa marca. Allora, alcune della marca Karen, com'era, che mi avete detto che è una marca famosissima, ma io ignoravo, vabbè, dopo ve la dirò. E un'altra è questa, che è Lucky Brand Los Angeles California. Ho preso questo fantastico cappotto che è veramente bellissimo, ragazzi, è fatto così, è super caldo, è veramente bellissimo, ragazzi, mi piace un sacco. E ho scattato anche alcune foto per Instagram, quindi di tutti questi outfit, se volete vederli indossati, seguitemi mi raccomando sul mio profilo Instagram Carlita Dolce, perché là pubblico tantissime foto, tante hanno già pubblicate, infatti anche con la tuta che dopo vi farò vedere ho pubblicato delle foto veramente bellissime, tante le pubblicherò nei prossimi giorni. Cose che ho quasi tutte indossate, quindi ve le farò vedere un pochino sparse. Il rossetto, ragazze, prima di iniziare, è un rossetto che trovate su caritashop.com e si chiama Rouge Mon Amour. Ve lo metto casomai linkato nel box informazione, è veramente stupendo perché è un rossetto rosso a lunga durata. Adoro, mi piace tantissimo questo look, così anche l'illuminante, tutto, adoro. Sono passata da Zara, ho preso poche cose perché già avevo comprato un'infinità di roba, ho preso questa maglia che è molto molto carina, è un beige così, e la particolarità è che ha questo collo, vedete, che poi si piega, ed è una maglia corta molto molto carina, pagata pochissimo, ragazze. Ho preso anche quest'altra, infatti quest'altra anche da Zara, l'ho pagata 19,95. Molto molto carina, così corta, fucsia, la vedo bene sopra qualche pantalone nero, è molto molto carina, elegante ma fashion. Poi ho preso questa maglia, praticamente me l'ha regalata Dario assieme anche a quest'altra, se fa vedere le cose che mi ha regalato da Guess, questa maglietta che è praticamente una felpa molto molto carina, una felpa con tanti brillantini, molto bella. Sempre da Guess mi ha regalato quest'altra maglia che è bellissima, anche con questa ho fatto delle foto su Instagram, la trovate, è veramente bella bella bella, adoro, ed appunto sempre di Guess.
E mi piace un sacco proprio questo motivo con la V, adoro. Poi ho preso altre cose sportive a New York, queste qua, ma penso, non so se si trovino, anche perché a New York, se andate, io per esempio ho comprato cose dalla Nike, da Timberland, Levi's, costano veramente poco rispetto da noi qua in Italia, quindi ho comprato molto di questi marchi. Invece questa felpa l'ho comprata sempre a New York, infatti c'è anche una foto su Instagram, proprio una delle prime che feci quando arrivai a Times Square, stupenda, è di The Zenith, ed è, mi è piaciuta perché dentro ha un ha il caldo, vedete, è fatta così, ha l'imbottitura calda, mi piacciono tantissimo queste felpe così, ed è una felpa molto carina, quotidiana, per i jeans, per le tute. Comunque vi dicevo, ho preso questo top che è molto molto bello, io adoro i top sportivi della Nike perché penso siano i migliori, ci sono le imbottiture estraibili, sono fatti bene, e li compro sempre scuri però, perché quelli chiari comunque a volte sono trasparenti, quindi non so voi ma a me non piace. Poi ho preso questo pantalone, in realtà io lo toppo da sopra, lo volevo dello stesso colore ma non c'era, quindi ho dovuto spezzarlo col nero, però comunque non mi dispiace, anche perché io in palestra non uso quasi mai outfit sempre abbinati, li spezzo insomma con facilità, non mi applico. Questo pantalone, questo leggings è molto bello e particolare, porta praticamente questa fascia così, è tutto laminato, è molto molto bello, quindi non vedo l'ora di indossarlo. Poi questa qua, questa sì, sempre l'ho presa per completare l'outfit, questa felpetta sempre della Nike, vedete, di questo colore che secondo me ci va molto molto bene con questo leggings, e porta la scritta dietro Nike Air, ed è molto molto semplice, una felpetta così corta, molto molto carina. Poi quest'altro leggings, questo invece mi è stato regalato ed è bellissimo, lo adoro, è veramente troppo troppo carino, è sempre della Nike, grigio, molto molto semplice, c'ha l'elastico, io li adoro i leggings della Nike, quindi veramente, qua c'è scritto Just Do It, quindi adoro, anche i grigi, diciamo che i colori che piacciono di più sono grigio e nero, adesso questo bordeaux ho un po' osato a prenderlo bordeaux, ma di solito io sto sempre su questi colori. Poi queste cosine sono cose nuove che ho preso scontate adesso con i saldi qui a Napoli. Questo maglioncino che è troppo carino, It's a Wonderful Day, è molto molto semplice, nulla di particolare, mi piaceva il contrasto fucsia col nero. Poi ho preso questo pantalone che è molto bello, guardate, questo pantalone di questa marca che si chiama Please, che è molto bella, è un made in Italy, molto molto carino, e mi piace un sacco perché è un pantalone che sembra di pelle ma non lo è, ed è bello appunto per fare questi outfit un po' casual, insomma, magari anche con un maglioncione sopra. E calza molto bene addosso, sembra proprio a tutti gli effetti un jeans, ma è di questo tessuto, sembra di ecopelle, ma comunque non è liscio, è ruvido, insomma, e addosso appunto segue proprio le linee del corpo, vedete, ha proprio il taglio jeans, mi piace un sacco, diciamo sportivo, classico sportivo. E ho preso anche questo qua, quest'altro pantalone invece un po' particolare rispetto al mio solito, però ho deciso adesso, ragazzi, di cambiare un po', perché non so voi ma io compro sempre le stesse cose, sempre gli stessi pantaloni, quindi ho osato a prendere questo pantalone che porta praticamente questo laccio ed è un taglio largo, vedete che si può mettere, c'è anche le tasche, si può mettere sia con un outfit diciamo sportivo, tipo con una scarpetta, oppure anche con un tacco, perché si sta portando tantissimo appunto questi pantaloni taglio largo con ad esempio un décolleté sotto, comunque un tacco molto alto, quindi si può sfruttare in vari modi. E ho preso questa magliettina che è molto molto calda, c'ha uno scollo, un mezzo scollo alto, vedete, ed è stretta, molto carina, che secondo me va bene da qua sopra messa dentro, cioè messa dentro al pantalone che poi porta il fiocco, è molto carina. E per renderla più sportiva, io compro le cose e penso già ai vari outfit, già pensavo di indossare ad esempio queste qua sotto, queste sono anche un'altra novità che ho comprato sempre a New York, vi ho detto, ho preso le Timberland e le ho pagate pochissimo rispetto all'Italia, mi sono piaciute un sacco queste qua perché sono proprio semplici, non hanno, altre avevano delle linee, delle cose marroni,
la gomma di un altro colore. Invece piace proprio perché è proprio semplicissima. Ragazze, sono comodissime, proprio quando vuoi stare un po' più, non mettere proprio la scarpetta, però vuoi stare comoda, quindi ti metti questi qua e sono molto belli. Questo colore che metti con tutto, ad esempio anche con quest'outfit, vi ho detto, con pantalone nero, maglietta, ci sta bene. E la cosa particolare, anche con queste ho filmato un sacco di, cioè ho scattato un sacco di foto a New York con queste scarpe e le trovate tutte sul mio profilo Instagram. E la cosa bella è che sono sia così e dentro sono calde, quindi la cosa bella è che si possono indossare in due modi. Il secondo modo è questo qua, ovvero indossati piegando, vedete, magari anche con una gonna, ad esempio molto carino con la gonna, le calze e lo stivaletto messo così, che appunto c'è questo caldo dentro. Adoro, ragazzi, mi sono piaciute un sacco, fatemi sapere se vi piacciono. Poi, continuando, ho preso un bel po' di maglioni, ragazze, perché appunto erano scontati. Questo è Black Diamond New York e appunto ho preso questo maglione che mi piace un sacco perché è di un colore molto molto carino, tipo un verde però chiaro. E la cosa bella è che anche se è molto caldo, ma è sottilissimo, quindi la lana molto calda, sottilissimo, mi piace, mi piace. Ok, poi ho preso quest'altro nero, questo anche molto carino, è della marca Contatto, che appunto spesso compro cose di questa marca e mi piacciono, ragazzi, sono molto carine. Questo maglione semplice nero, però la cosa bella è che è a barca, quindi magari viene un po' sexy, tipo con una bretellina di reggiseno o comunque con le bretelline abbassate, c'ha un tocco particolare, magari mettendo una bella collana, appunto rendi l'outfit un po' più particolare, insomma. Perché adesso d'inverno, non so voi, ma è difficile rendere gli outfit particolari, perché sono tutte imbacuccate, almeno io, perché sono una freddolosa, ragazze, che non vi dico, io non vedo l'ora che poi da maggio abbandonerò tutti i pantaloni e metterò solo vestitini e gonne. Poi ho preso questo qua, ecco, la marca si chiama Donna Karen New York, che avete visto nei vlog di New York e un sacco mi avete scritto, ma come non la conosce, è famosissima, quindi vi ringrazio per avermelo detto. Io, bellissima, che fa un sacco di cose, è una marca che fa un sacco di cose carino. Ho preso questi jeans che mi piacciono tanto, ragazze, sono semplici ma sono molto molto belli e vi giuro che calzano addosso una magnificenza. Queste sono le cose che avevo provato nel vlog, ricordate l'ultimo vlog di New York, casomai ve lo metto qua nelle schede, avevo provato nel camerino e avevo detto poi farò il video e poi è passato un mese, vabbè, però ce l'ho fatta, mantengo sempre le mie promesse. Voi comunque guardate sempre tutti i miei video da haul, perché io sempre vi mostro tutte le cose carine, carine che compro e che indosso su Instagram e che vedete nei video. Io vi faccio sempre periodicamente questi video, ve li faccio proprio apposta, così voi se li guardate sempre sapete tutto, non c'è bisogno, non mi dovete chiedere ogni volta dove ho preso questo, dove compro, già lo sapete. E casomai infatti vi metto nelle schede anche l'ultimo video da haul, guardatelo, dove c'erano un sacco di altre cose carine che sicuramente vi possono piacere. Allora, questa è un'altra maglia sempre di questa marca Donna Karen, è troppo bella, è rosa, mi è piaciuto un sacco sto rosa, infatti ho preso un sacco di cose di questo colore, sono molto molto semplici, però vi giuro mi piacciono tantissimo. Questa c'è ancora il cartellino, quindi vi posso dire il prezzo, questa costa $79, però era anche scontata, quindi l'ho pagata anche di meno. E di questa marca sempre Donna Karen l'ho presa nel centro commerciale Macy's, se andate a New York andate in questo centro commerciale, che è davvero bello, c'è di tutto ed è davvero fatto bene. Io ci sono stata mezza mattinata, quindi non l'ho visto tutto, però comunque ho speso già un sacco di soldi solo in questo negozio, sono stata, ma c'era un sacco di cose belle. Bellina questa qua, praticamente porta appunto questi particolari bianchi sotto, vedete, ed è molto molto carina, molto sottile, però è calda ed è bella. Poi ragazze, ho preso questa maglia, adesso arriviamo anche al cappotto Teddy, ve lo faccio vedere. Questa qua invece è di Lucky e Brand Los Angeles California, marca del cappotto. Infatti avevo pensato di fare l'outfit, appunto adesso ho il cappotto qua sotto, però ce la posso fare, questo qua bianco che vi ho fatto vedere prima. Ho fatto anche degli outfit, se non erro, la foto che ho fatto scattato al ponte di Brooklyn, appunto sempre sul mio profilo Instagram, avevo questo outfit e vi giuro ero caldissima. Ho messo questo maglione così,
che è molto molto carino, appunto tipo di pile, con il cappotto quello bianco e sotto le Timberland, e vi giuro che è bellissimo. Questi outfit così a me piacciono un sacco. Poi c'è anche il cappuccio, quindi adoro. Veniamo finalmente al cappotto Teddy, che in tante mi avete chiesto. Allora ragazzi, questo cappotto vi giuro che è bellissimo. Ragazzi, adoro questo cappotto. Vi ho fatto alcune foto su Instagram e nei prossimi giorni caricherò alcuni scatti bellissimi con questo cappotto, ed è la moda del momento, quindi non vedevo l'ora di averlo, anche perché è caldissimo. Cioè, la cosa bella è che è caldissimo. Io l'ho preso di questo colore che è tipo marrone bruciato, e appunto per vedere come è indossato guardate sulle mie foto Instagram. Comunque la cosa bella è che ha i bottoni, è lunghissimo, è caldissimo, c'ha le tasche, è la cosa più bella, comoda e calda del mondo. E io l'ho preso di questa marca che si chiama Dixie, appunto questo negozietto a Napoli. E a prescindere dalla marca, voi sapete che io, a me non mi importa della marca, se una cosa mi piace la compro, e mi sembra anche abbastanza di qualità, comunque bello e caldo, quindi mi è piaciuto un sacco, era anche scontato, quindi ho approfittato. E poi ragazze, ho preso un po' di tute, queste qua le ho prese a New York. Allora, questa tuta che anche mi era piaciuta un sacco e anche a me mi è piaciuta un sacco, è la tuta della Fila, che appunto è fatta così di velluto, vedete, c'ha il pantalone con le tasche e poi la felpetta sopra, questa è nera, adoro, io adoro questo look con le tute, semplice da tutti i giorni, molto caldo, quindi la sfrutto un sacco questa tuta anche in settimana, insomma sto molto 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 comoda. Quest'altra maglia me l'ero dimenticata, scusatemi, è sempre di Donna Karen, anche molto bella perché c'ha il collo alto ed è sempre rosa, perché mi sono fissata con rosa, ok? Io mi fisso. Ragazzi, nel frattempo non so più dove mettere la roba. Allora, questa felpa invece l'avevo presa a New York da H&M ed è troppo carina, perché io non me ne ero neanche accorta, l'avevo presa per dormire perché sono andata a New York, me l'ho scordata il pigiama, quindi ho preso questa felpa che è troppo carina, che porta la Statua della Libertà qua, e guardate dietro cosa c'ha da H&M, pagata pochissimo a New York, questa penso che in Italia non la trovate. C'ha l'Empire State, tra cui noi siamo pure saliti sull'Empire State Building, adoro, quindi questa qua, questa maglia sarà il mio souvenir in eccellenza di New York, quindi adoro, bellissimo. Poi, ah, vi volevo dire questo qua, il famoso cappello, la cuffietta che mi avete visto nei vlog, mi avete visto nelle foto Instagram, in tante me l'avete chiesto, proprio in tantissime, l'ho comprata da H&M, sempre a New York, non so in Italia se c'è, datemi conferma se l'avete vista. Comunque è carinissima, io poi adoro i cappelli ed è caldissima, anche perché a New York faceva freddo, quindi ci voleva. E mi piace un sacco, sembra tipo che ha il turbante, che ha l'asciugamano in testa, ed è molto molto bella, pagata pochissimo ovviamente da H&M, e anche questa qua ricorderò per sempre che l'ho comprata a New York, quindi rimarrà sempre sempre nel mio cuore. E poi ragazzi, ho preso quest'altra tuta che anche la adoro, l'ho presa da Footlooker a New York, non so se c'è in Italia, ma è bellissima, rossa, adoro. E proprio oggi che vedrete questo video pubblicherò la foto con questa tuta indossata su Instagram, quindi vedete su Instagram a vederla. Ho fatto questa foto a Times Square e mi emoziono quando la guardo, perché mi ricordo New York e adoro Times Square, soprattutto quando abbiamo scattato la foto, tutti quei momenti felici e spensierati, quindi adorissimo davvero, adoro 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 questa tuta, proprio per questo ogni volta che la indosso mi sentirò un po' a New York, ragazzi. Comunque è semplice, però la cosa bella, la particolarità è che è a vita alta, quindi è una tuta diversa dal solito, e ha questa felpetta sopra che è corta, quindi la tuta viene a vita alta e sopra c'è la felpetta appunto corta, che poi puoi lasciare chiusa o aperta, insomma look molto molto carino e molto fashion, appunto non è la semplice, la solita tuta. Un po' di cosine che sono molto molto carine, ad esempio ho preso queste tazzine, poi le altre cose ve le farò vedere magari nelle storie Instagram che si fa prima o anche nei vlog. Queste tazzine troppo carine, con scritto New York, una per me e una per mio amore, e dietro c'è anche scritta proprio tutta la storia. E questo vassoietto appunto di New York
vedete, molto carino, con i donuts, le famosissime ciambelle, il sabato della libertà e tutto. E poi ho preso questi due pupazzetti, vi ricordate nel vlog dove c'erano le bancarelle, i mercatini, e volevo prendere un pupazzetto per pupi? Alla fine gli abbiamo preso questi due, il panino che è troppo carino, guardate il panino, l'hamburger, e il biscottino, questo qua di Natale, adoro. Quindi adesso non vedo l'ora di dargli per farla giocare. Io compro sempre un pupazzetto a pupi ovunque vado, anche se un po' mi dispiace perché sono anche carini da utilizzare come portachiavi, però io l'ho presi per lei, è là sul divano che mi guarda, è vero, è per pupi questi, sì, sono per pupi, e quindi li darò a lei. Ok ragazze, non ci resta che farvi vedere finalmente il mio nuovo acquisto da Gucci, adorissimo ragazzi. Allora vi giuro che questo è il mio acquisto del secolo ed è stupendo, veramente la cosa più bella, appena l'ho vista me ne sono innamorata. Allora ve la faccio vedere, provate a indovinare adesso nei commenti cos'è. Prima di vederla scrivete, ecco qua, ho preso la scatola dalla busta, provate a indovinare, però dovete essere onesti e scrivere il commento adesso, fermate un attimo e scrivete secondo voi cosa c'è qui dentro, facciamo questo giochino, vediamo chi indovina. E poi adesso io vi svelo cosa c'è. Allora l'apro, ragazze, è stupenda, la cosa più bella del mondo, vi giuro, io sono innamorata, adoro questa borsa, è veramente la mia borsa preferita del mondo. Avevo già scartato tutto, adoro, guardate, ditemi se non è stupenda. Allora, mi serviva una borsa nera, sono andata da Gucci, che è uno dei miei marchi preferiti per quanto riguarda le borse, perché davvero ti durano, sono fatte bene, sono di qualità comunque, quindi adoro. E quindi ho detto ok, vado da Gucci per trovare questa mia borsa nera. E volevo una borsa, non sapevo neanche io come, vabbè ok ve la faccio vedere, però mi ha colpito e quindi l'ho presa, ed è la borsa nuova. Infatti sono andata anche sul sito, poi mi aveva detto già la commessa che era nuova, e l'ho trovata proprio nella home page del sito, perché è proprio una borsa nuova uscita proprio da pochissimo, ed è stupenda, oh mio Dio, ditemi se non è stupenda. Allora praticamente questa è una borsa stupendissima di Camoscio ed è bellissima, ditemi se non è stupenda, ed è nera. Vedete, ovviamente cambia, diciamo, io all'inizio mi ero un po' fissata, ho detto ma come, scambiata, invece è proprio così, perché è proprio camoscio, vedete, quindi come la tocchi cambia colore, insomma non è proprio nero sparato, c'è il logo Gucci qui, poi c'ha gli inserti di pelle qua e anche il manico di pelle, e si può portare a tracolla. Quindi a me piacciono tantissimo queste borse perché io le porto a tracolla, ad esempio anche adesso che è inverno oppure devo camminare, mi scoccia portare la borsa in mano o a spalla, non sopporto, mi piace metterla a tracolla. E questa qua però si può anche regolare, quindi si può accorciare. Però io vi do questo piccolo segreto, vi faccio vedere prima l'interno e poi vi dico sta cosa. Dentro è fatta così, vedete, c'ha questi due scomparti, è molto molto capiente, figuriamoci, sono abituata anche a borse più piccole, quindi per me va benissimo, molto molto capiente. È una borsa che è vintage, quindi mi hanno detto che è stata fatta ripercorrendo quelle che erano le borse degli anni 70, perché comunque è vintage, quindi si può indossare appunto anche con questi look fashion, diciamo, non è proprio elegante come borsa, però ciò non toglie che la puoi mettere anche elegante per una sera, voglio dire, ci fa la sua bella figura, quindi è un po' versatile. Ditemi voi come la usereste. Io comunque la sto usando anche nella quotidianità, ecco, non è che ho bisogno proprio di quell'outfit elegante, invece poi magari se la prendevo troppo pesante non la potevo utilizzare tutti i giorni. Comunque faccio vedere questo trucchetto che vi svelò la commessa, non so se mi sta guardando, però io vi giuro che mi ricorderò sempre di lei, la commessa di Saint Laurent a Capri, da cui comprai una borsa, mi svelò questo trucco, disse guarda, quando c'è la tracolla, per metterla anche a spalla, cioè per accorciarla, passa questa, la tracolla, una volta di qua, una volta di qua, aspettate che ci posso riuscire, perché adesso è scomodo perché ho la borsa in mano, ok, ecco qua, e
poi la chiudi e guardate, la borsa diventa, appunto, si accorcia il manico e diventa spalla. Quindi è un trucchetto che uso sempre sempre con le borse, quindi spero che vi sia utile, insomma, questa cosa. E niente ragazzi, vi mando un bacio grande, ma spero che questo video vi sia piaciuto. Scusatemi se è stato un po' lungo, però mi sento troppo bene adesso che finalmente vi ho fatto vedere tutto. Spero tanto che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like a questo video se vi piacciono i miei video e se vi piacciono questi video, comunque sono molto laboriosi perché ogni volta adesso devo sistemare tutte le cose, però se vi piacciono continuo a farli, quindi lasciatemi tanti like e continuerò sempre a farli, e tanti commentini che fanno bene al cuore, datemi consigli e fatemi sapere voi se avete comprato, avete fatto qualche acquisto del secolo. Adesso ci sono i saldi, quindi se volete consigliarmi qualcosa di carino sono tutta orecchie, anzi tutti occhi per leggere i vostri commenti. Vi mando tanti baci mia family, ma ciao, vi auguro una buona buonissima giornata, ciao. Con solo mirarte, mami, sé que muchos solo quieren desnudarte. No soy como ellos, yo sí puedo valorarte. Tengo mi voz para enamorarte. Olvídate lo malo que te habían hecho antes.